un fine settimana per rinsaldare il legame di amicizia che va avanti da anni, antecedente la firma del gemellaggio avvenuta nel 2013, perché tra Gubbio e le cittadine inglesi di Huntington e Godmanchester i rapporti sono sempre più stretti e la delegazione che nei giorni scorsi è stata ospite delle famiglie del Cambridgeshire ha potuto ancora una volta toccare con mano la forza di quel legame, fatto di visite sempre più frequenti e di momenti conviviali ogni volta calorosi, come nella serata italiana nel municipio di Huntington, nella quale tra canti e balli del bel paese i componenti la delegazione gubbina hanno mostrato ai loro ospiti due video, e Gubbio rinasce di Giampaolo Pauselli e Gubbio i ceri la città di pietra, realizzato nel 1991 da Alessandro Sartori, registrando l'ammirazione totale da parte dei presenti. Le due città è molto simpatico e spero l'anno prossimo visito okay. In Gubbio. Okay. È stata veramente una bella serata. Siamo molto contenti che i nostri amici sono venuti da Gubbio e spero che vi è piaciuta la cena e che vi siete divertiti. Nell'intenso programma del fine settimana inglese, i componenti la delegazione hanno avuto tra l'altro la possibilità di ammirare da vicino la produzione di birra, ma anche l'opportunità di visitare lo storico College di Cambridge, distante poche miglia dalle due cittadine. Lì ad attenderli c'era il noto archeologo Simon Stoddart, a lungo impegnato in Italia e già insignito del premio Bandiera, e al lavoro per un nuovo capitolo di questo legame. L'invito previsto per il gruppo Sbandieratori di Gubbio per il prossimo mese di settembre. Gubbio sta sempre nel mio cuore e spero di tornare subito. Lei ha ricevuto anche il premio Bandiera. È vero, sono molto onorato e lo tengo nel salotto della mia casa, sotto la chiave. Nella tre giorni anche un momento conviviale con i rappresentanti Lions delle due realtà, in nome di un'amicizia che varca i confini nazionali anche in ambito lionistico. Alla fine, anche per questa occasione, bilancio decisamente positivo per i componenti la delegazione gubbina, pronte a ricambiare tanto affetto. È stata una bellissima serata, veramente eccezionale. Ci sono stati cantanti, c'è stata una buonissima cena italiana e buonissimi commensali, bravissimi commensali. Qui abbiamo il sindaco appunto di Godmanchester. Abbiamo ulteriormente durante questa serata legato le nostre città.